Vi invitiamo a vedere la commedia 19, 20 e 21 dicembre, 14 Pittore e Pindiroia Pazza. Pronti? Venite, vi aspettiamo. Uè, ci sto pure. A proposito di questa nuova avventura per questa commedia con il regista Giuseppe Rotolo, prego. 19, 20 e 21 si farà questa commedia. E già, vanno a essere qua. Siamo qui per voi, per solidarietà. Ma che ce ne fate? Basta, tutti siamo ancora qui. Ma per cortesia! Venerdì, sabato e domenica. Io non ci sono. Ma c'è Brionabla, già dice pazienza. Anche quest'anno. Mi farete un sacco di risate. La risata indica a me che tenga la faccia scemi. Sì, ecco la risata. Quest'anno ci saremo anche noi. C'è dovrebbe Vittorio di Pino. Olè. C'è lei, il Sasco. Ma come va, Pulino? Ma come va? 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 Ma ma che volevi? Non ci capito. Ma ha detto vi aspettiamo! Ascio, ci vedo poco. E che le poche viste da te. Ah, te ne pure sto. Oh, ma per caso? Ce l'avete con me io! La vita non è mai questa fatica. 3 milioni me l'hanno a me. 3, sono un numerone da politica. Io sono il cavaliere. Devo un lato sguarrato, ma non sono drogato. Ballare o recitare? Ma sto regista è pazzo. Puro più disgraziata, lo surseroce sotto candele ferre, puro trova. Mannaggia la morte, mi hanno rubato pure un cavallo. Vaffanè la lingua a te! Oh, che bella sensazione. Oh, faccio per oggi che dire brutta. Ma scusate, ma posso venire pure io a vedere la commedia? Ma se vengo io non succede niente. Vieni da Brianone, non ti preoccupare, che qua non spariamo a nessuno. Ti scena alla ri e ti salgiamo con lui. 20 ore a pazzo! 14! O Vittorio! È una combination! Vabbè, ma va che la combination è prima, signorina! Madre Teresa di Calcutta vuole giocare a nascondino! Maestro! Oh! Quel gesto finale a chiudere il sipario dell'ultima commedia. Sembra sentire ancora il suono del palco legnoso sotto i tacchi delle genitrici e il ticchettio dei passi sulle scale dei genitori intente a ringraziare gli amici in platea. Le prove, le corse, la tensione, le risate. È un anno che è passato, volato, come gli altri due, e ancora ne passeranno altri, come questo di stasera. Ma siamo ancora qui, dietro le quinte, in silenzio,
concentrati come bambini in cerca di conforto, e il regista pronto ad elargire sicurezze che recita di possedere. È il ruolo di chi si mette in gioco, di chi se vincono loro vinci tu, se perdono loro hai fallito. Siamo pronti, ma prima che la tela si apra alla platea, sappiate che su questo palco ci sono donne, uomini e ragazzi uniti da una comune passione, il teatro, e da un unico scopo, la solidarietà. I liberi genitori.